Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Tavola Serena. Nella ricetta di oggi prepareremo una crostata morbida, salata, facilissima da fare. Per prima cosa inseriamo all'interno di un frullatore circa 150 g di carote, 60 g d'olio di girasole e 115 g di latte, animale o vegetale. In questo caso però non deve essere zuccherato. Azioniamo il robot per qualche minuto fino ad ottenere la consistenza di un frullato. In una ciotola inseriamo 3 uova, un cucchiaino raso di sale e con una frusta sbattiamo per circa un paio di minuti. Poi aggiungiamo il frullato di carote, g di grana o di altro formaggio grattugiato a vostra scelta. Setacciamo poi 150 g di farina 00 o altra farina e mezza bustina di lievito per torte salate, corrispondente a circa 9 g. Ora non ci resta che mescolare per bene il tutto. A questo punto prendiamo uno stampo furbo, che è questo, con il fondo rialzato, lo oliamo e infariniamo e versiamo all'interno il nostro composto. Muoviamo lo stampo per livellare e cuociamo in forno caldo e statico a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Una volta cotta, la lasciamo nello stampo e la copriamo con un panno per mantenere l'umidità all'interno. Solo quando sarà raffreddata o almeno tiepida, possiamo toglierla dallo stampo. Ora possiamo farcire come vogliamo. Io ho scelto di fare metà con rubiola e pesto perché non sapevo decidermi. E l'altra metà con la maionese. Io ho utilizzato la maionese fatta in casa senza uova, vi lascio sotto in descrizione il link alla videoricetta. Ho poi coperto con i pomodorini ceci le carote sale e olio ed eccola terminata. Ovviamente potete farcire come volete. La base extra morbida grazie alle carote si presta ad ogni tipo di farcitura. Vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!